stacco della macchina con Memphis, Nubia, Bitt e Oread dalla seconda fila. Attenzione, che partenza Oread! È già lì a chiedere strada in piegata. C'è un po' di... un po' di caos sulla prima curva, però ha sbagliato Memphis che è finita a tabellone. Oread che sfonda, 14 e mezzo il lancio, molto veloce anche Olivo del Rio che scavalca Nubia Bett, quindi Nadal Street e Nirvana. Va. Si va dopo 400 metri, riprende in mano Oread, 32. Olivo parcheggia nella sua scia, sposta Nirvana, va dalla quinta posizione. E Nirvana va gradualmente, prova a risalire il gruppo, affianca Nubia Bett, offre punto di riferimento a Nadal Street, che lascia la quarta posizione alla corda invece a Marbella. 45-9 i primi 6, 15-7 il terzo paletto. Oread a passo costante su Olivo del Rio, Nirvana va, poi Nubia Bett e Nadal Street, poco meno di 1-1 i primi 800 metri, si viaggia da 1-16. Oread con il suo interprete a spalle indietro, mantiene andatura più che discreta, 15-3 il chilometro, 14-3 davanti alle tribune. La prende di petto la figlia di Zinzenbrock Tour quando si è all'imbocco della curva di destra. Nirvana va a pariglia, Olivo del Rio, Nadal Street sopravanza Nubia Bett, si porta presso Lampo Bibo, 1.36, 1.200 iniziali, chiusi con un paletto in 15.2. Oread, Nirvana va sul passo, poi Nadal Street e Olivo del Rio per linee interne. 600 metri alla conclusione, 16.1 questo parziale, la Oread che è in crisi e tende anche ad allargarsi. Favorisce così Olivo del Rio, Nadal Stretta che rimane aria in faccia e prova l'attacco, poi Lampo Bibo che prova a ricucire parte del gap all'imbocco della curva conclusiva, 2-1 e 8.006, 15 l'ultimo paletto di fronte alle tribune con Nirvana, va in vantaggio mezza scarsa su Nadal Stretta, poi Lampo Bibo che si avvicina così come Nubia Bett per linea interna, Olivo del Rio, 5 cavalli in un fazzoletto all'ingresso della retta d'arrivo, Nirvana va al comando su Nadal Street e Lampo Bibo, poi Nubia Bett e Olivo del Rio, Nadal Street e Lampo Bibo che sono passati per Buchi Olivo, Nadal Street, Ginetto Pitardi che porta a casa la vittoria, al secondo posto termina Lampo Bibo, al terzo posto Olivo del Rio, 2.31 abbondanti, 29 e mezzo la chiusa, 1.15.7, 2000 metri. Per il bel sigillo di Nadal Street, le mani di Ginetto Pitardi, il training di Salvatore Negro, un figlio di Varenna per i colori del signor Antonio Ricco, ottimo secondo Lampo Bibo, al terzo per Buchi Olivo del Rio, 12, 9, 7, l'arrivo della quarta.